I credenti nel Signore Gesù pensano che se i loro peccati sono perdonati, anche una volta, otterranno la salvezza eterna e che al ritorno del Signore saranno trasportati nel regno dei cieli. In passato, quando credevo nel Signore, lo pensavo anch'io. Ma cosa significa esattamente credere nel Signore ed essere salvati? Se i nostri peccati sono perdonati, questo ci rende idonei ad entrare nel regno dei cieli? Queste domande hanno sempre creato in me confusione. Dopo aver accettato l'opera di giudizio di Dio negli ultimi giorni e aver letto le parole di Dio Onnipotente, dopo aver capito il mistero delle tre fasi dell'opera rivelata di Dio Onnipotente e avere compreso il mistero del piano di gestione di Dio per salvare l'umanità, finalmente mi è stato chiaro ciò che significava essere salvati dal Signore. Inoltre, ho capito che l'opera di giudizio di Dio negli ultimi giorni è l'opera di purificazione e di salvezza completa dell'umanità. Per chi crede nel Signore, il significato di essere salvati resterà sempre un mistero. Vivere l'opera di giudizio di Dio negli ultimi giorni è il modo per comprendere chiaramente questi misteri. Dov'è fratello Shu? Aspetta, arriverà a momenti, va bene. Chi è? Sono io, ciao Shu. Oh, fratello Shu, entra pure. Eccomi. Ho visto una folla di sconosciuti nel vicolo. Pensavo mi sorvegliassero. Ho aspettato che se ne andassero. Bene. Il governo del PCC sta arrestando molti cristiani. Recentemente hanno messo più persone a sorvegliare i quartieri. Ora ci sono molti più anziani con fasce rosse al braccio. Dobbiamo fare molta attenzione. Penso che i nostri gruppi non dovranno più fare riunioni in sedi fisse. Dobbiamo spostarci. Altrimenti, se il PCC dovesse scoprirci, saremo nei guai. Senti, come vanno le cose nel tuo quartiere? Ma cos'è questo? Non lo so, ieri non c'era. Vieni, vieni a leggere. Sì. Cosa c'è scritto? Venite a vedere. Per favore, leggilo tu per tutti. Salve, direttrice Chan. È un nuovo avviso? Sì, leggiamo. Gestire le attività religiose. Le riunioni e le predicazioni illegali, secondo la legge, devono essere represse. Gli arresti dei credenti dal PCC sono diventati assurdi. In che mondo terribile viviamo? Shao Shu. Gli arresti da parte del PCC sono aumentati e in strada ci sono più persone con la fascia rossa. D'ora in poi devi fare molta attenzione. Sta attenta a quello che dici. Non parlare incautamente della tua fede in Dio. Capito? Va bene, mamma, ho capito. Dov'è Shujishan? Non è qui. Ma davvero? Che cosa ci fate qui? Perché perquisite casa mia? Rispondimi, dove sta predicando Shujishan? Non lo so. Non lo sai? Cercate dappertutto. Perché volete arrestare mio marito? Quale legge ha infranto? Quale legge? Credere in Dio è illegale. L'hanno denunciato perché predicava. E questo è contro la legge. Lo dobbiamo arrestare. Quale legge si viola credendo in Dio e nel Vangelo?
state perquisendo casa mia senza alcun documento né prova. Siete voi quelli che violano la legge. Sta zitta, vuoi spiegarmi cos'è la legge? Non osare picchiare mia madre! Cadet! Ascoltami bene. In Cina, il PCC è la legge. Se il PCC vieta la fede in Dio, credere in Dio è contro la legge. Il governo centrale ha detto che possiamo adottare le misure che vogliamo con i credenti in Dio. Non servono permessi, né mandati di perquisizione. Capo, non abbiamo trovato niente. Non siamo riusciti a catturarlo, è stato fortunato. Portiamo via lei per interrogarla. Sì, signore. Mamma! Forza, forza, forza! Non piangere! Mia madre! Sassu! Oh. Andiamo, entra! Shaoshu. Shaoshu! Ti sei fatta male, eh? No, papà. Che ci fai qui? La polizia è venuta per arrestarti. La polizia è venuta a casa? Siccome non ti hanno trovato, hanno arrestato la mamma. Papà, qualunque cosa tu faccia, non andare a casa. Dice bene, non tornare a casa. La polizia potrebbe trovarti. Proprio così. Fratello Shu, devi andartene. Va a nasconderti. Fuggi lontano da qui. Sapevo che sarebbe successo. Shaoshu, sii forte. Devo nascondermi per un po' di tempo. Stai diventando grande. Devi imparare ad affidarti a Dio ed essere indipendente. Ci sono i tuoi fratelli e le tue sorelle per qualsiasi cosa. D'accordo? Va bene. Fratello Shu, devi andare ora. Ci occuperemo noi di tutto a casa tua. Certo. Fratello Shu, ci siamo trasferiti da poco qui. Le persone in questo villaggio non sanno che crediamo in Dio. Ah. Qui dovresti essere al sicuro. Sia ringraziato Dio. Fratello Shu, mangia qualcosa. Va bene. Sarai stanco dopo un viaggio così lungo. Mangia qualcosa e poi riposati un po'. Parleremo ancora domani. Va bene, vai a riposare anche tu. D'accordo. Bene. Sono i soldi della tua chiesa. Rispondi! Chi è il capo della chiesa? Se non rispondi alle domande, ti picchierò fino ad ucciderti. Credere in Dio non viola leggi. La libertà di religione è prevista nella Costituzione nazionale. L'attività della chiesa per la Costituzione è legale. Che risposte volete che vi dia? Spero che Shinji stia bene e che riuscirà a resistere al tormento del loro interrogatorio. Qual è la volontà di Dio in ciò che mi è accaduto oggi? Quali lezioni dovrei apprendere? L'affinamento è il mezzo migliore tramite il quale Dio rende le persone perfette. Solo l'affinamento e le dure prove possono far sbocciare il vero amore di Dio nel cuore dell'uomo. Senza sofferenze, le persone sono prive del vero amore per Dio. Se non vengono messe alla prova interiormente e non sono concretamente assoggettate all'affinamento, il loro cuore rimarrà sempre fluttuante nel mondo esterno. Dopo essere stato affinato fino a un certo punto, potrai vedere le tue debolezze e difficoltà, vedrai quanto ti manca e capirai che sei incapace di superare i molti problemi che incontri. E inoltre vedrai quanto grande sia la tua disobbedienza. Solo durante le prove le persone
possono veramente conoscere il loro stato effettivo e le prove predispongono maggiormente le persone a essere rese perfette. Nel passaggio attraverso le prove è normale che la gente sia debole o nutra della negatività dentro di sé, o manchi di chiarezza circa la volontà di Dio o il proprio sentiero di pratica. In qualsiasi caso, però, devi avere fede nell'opera di Dio. A prescindere da come Dio operi o dal tipo di ambiente in cui ti trovi, sarai in grado di perseguire la vita, di perseguire lo sviluppo dell'opera di Dio in te e perseguirai la verità, comprenderai le azioni di Dio e sarai in grado di agire in accordo con la verità. Questa è la tua autentica fede e questo mostra che non hai perso speranza in Dio. Cercherai ancora la verità nel raffinamento. Sarai in grado di amare davvero Dio e non nutrirai dubbi su di Lui. Qualunque cosa Egli faccia, continuerai a praticare la verità per soddisfarlo e sarai in grado di cercare profondamente la Sua volontà e di tenere in considerazione la Sua volontà. Solo questa è autentica fede in Dio. Fratello Shu, ti sei svegliato presto. Fratello Zhao, accomodati. Grazie. Hai dormito bene ieri notte? Beh, in realtà non ho dormito affatto. Hanno arrestato mia moglie e l'hanno imprigionata. Sono preoccupato per lei. So che la tortureranno. Questo accade quando il PCC arresta i credenti in Dio. Non so se riuscirà a sopportarlo. Mi hanno arrestato perché diffondevo il Vangelo e la polizia mi ha quasi ucciso. Pregavo Dio con tutte le mie forze. Per fortuna ho resistito e non l'ho tradito. Ma lei è una donna. Non ha mai sopportato tutto questo. Che cosa le accadrà se la tortureranno? Se la rendessero invalida, come potremo vivere in futuro? Ma non posso fare nulla, posso solo pregare Dio. Quando arrestano i credenti e li mettono in prigione, è una prova davvero dura. Tua moglie è dotata di grande sicurezza. Penso che ce la farà. Ma non è affatto facile sopportare la tortura. La polizia del PCC spinge i credenti in Dio sull'orlo della morte. È già difficile per noi uomini resistere sotto tortura. Figurati per le donne. Mia moglie potrebbe non resistere sotto la pressione. Se la rendessero invalida, dovrò prendermi cura di lei. Come farò a trovare il tempo per la chiesa? Il solo pensiero mi terrorizza. Però ho letto le parole di Dio e ho iniziato a comprendere la sua volontà. Dio usa queste prove per smascherarci, purificarci. Fa questo per mostrarci la nostra corruzione e le nostre mancanze, in modo da desiderare e ricercare la verità e essere purificati e perfezionati da Lui. Dio permette questo perché fa parte delle sue buone intenzioni nei nostri confronti. È vero. Questa prova ha rivelato la mia vera levatura. Prima pensavo che non vi fossero limiti nel rinunciare alle cose. Quando mi hanno torturato, non ho rinnegato né tradito Dio. Quindi pensavo di avere una notevole levatura spirituale e che la mia fede in Dio fosse genuina. Non avrei mai pensato che se mia moglie fosse stata arrestata sarei stato così debole. Ma la mia levatura è ancora troppo piccola e non ho abbastanza fede o amore per Dio. Giusto. Dio conosce i miei difetti
e sta usando questa prova per smascherarmi e perfezionarmi. Sì, sia ringraziato Dio. Sia ringraziato Dio. Subire queste prove è senza dubbio utile per entrare nella vita. Inoltre capisco che Dio usa queste prove per aiutarci a crescere nella vita. Dobbiamo ringraziare e lodare Dio. Sia ringraziato Dio. Ehi, sei sveglio? Fratello Lee, stavo per venire da te. Siediti. Va bene. Ah, fratello Lee, sei arrivato. Vieni, fa colazione. Grazie. Tu mangia pure, noi finiamo alcune cose. D'accordo, a dopo. Come vanno ora le cose alla chiesa? Il governo del PCC sta perseguitando e arrestando i nostri fratelli e sorelle. I pastori, gli anziani e l'anticristo ci stanno disturbando. Chi ha appena accettato l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni è spaventato. Quando ci penso, mi sento sotto pressione. Devo nutrire chi è debole, aiutarli a comprendere la verità e a rimanere saldi nella retta via. C'è molto lavoro da fare. Certo. Comprendo la verità solo in parte. Fratello Shu, tu collabori con me nel lavoro in chiesa, per questo ti chiedo aiuto. Se dovessi sbagliare qualcosa, fammi vedere dove manco, così da risolverlo. Sarà molto utile per il lavoro della chiesa. Giusto. Ci sono molte difficoltà. Per questo dobbiamo affidarci a Dio. La mia esperienza è limitata e non sono molto pratico. Quindi se ci fossero problemi in futuro, dovremo affrontarli insieme. Se preghiamo, leggiamo le parole di Dio e ricerchiamo la verità, non esistono problemi irrisolvibili. Proprio così. Sono una persona che ha molti difetti. Pertanto, se faccio qualcosa di sbagliato, devi dirmelo subito. Questo vuol dire agire con amore. Esatto. È questo ciò che vuol dire lavorare insieme. È così. Sì. Sì. Senti, fratello Shu, domani c'è un incontro. E io ho ancora delle cose da fare. Vuoi andare tu al posto mio? Sì, mi piacerebbe molto. Fratello Wu? Sì? Oggi è il tuo turno di sorveglianza? Sì. Tieni gli occhi aperti. Certo, va tranquillo alla riunione. Va bene. Fratello Shu, dopo aver ascoltato la parola di Dio Onnipotente, capiamo che l'opera del Signore ha redento i nostri peccati nell'età della grazia. Giusto. E che la verità di Dio Onnipotente negli ultimi giorni serve a giudicare, purificare e salvare l'uomo. Amen. Amen. Ma ancora non abbiamo subito il giudizio di Dio e non comprendiamo la verità sul modo in cui Dio giudica e purifica l'uomo. Giusto, hai ragione. Davvero. Fratello Shu, voglio chiederti una cosa. Dimmi. Qual è la differenza tra la salvezza nell'età della grazia e la purificazione e l'ottenimento di essa nell'età del regno? Sì. Già. Già. I credenti a cui sono stati perdonati i peccati nell'età della grazia potranno entrare nel regno di Dio. Non ci è chiaro questo aspetto della verità. Per questo ti chiediamo di spiegarcelo. Va bene. Sì, ringraziato Dio, volevo fare la stessa domanda. È una cosa su cui vogliamo fare comunione. Sì. Per la salvezza dal perdono dei peccati nell'età della grazia e la purificazione dell'indole corrotta e l'ottenimento della salvezza nell'età del regno, le parole di Dio Onnipotente sono molto chiare. Bene. Guardiamo alcuni video sulla parola di Dio Onnipotente e poi condividiamo insieme ciò che abbiamo capito, d'accordo? Certo. All'epoca, l'opera di Gesù era la redenzione di tutta l'umanità. I peccati di tutti coloro che credevano in Lui venivano perdonati. Bastava credere in Lui perché Egli ti redimesse. Se credevi in Lui, non eri più un peccatore, venivi liberato dei tuoi peccati. Questo è ciò che significava essere salvati ed essere giustificati per mezzo della fede. Eppure, in coloro che credevano, rimaneva ciò che era ribelle e contrario a Dio e che doveva lentamente essere rimosso. La salvezza, infatti, non significava che l'uomo fosse stato completamente guadagnato da Gesù, ma che l'uomo non era più sotto il dominio del peccato, ossia che gli erano stati perdonati i peccati. Se l'uomo credeva in Gesù,
non sarebbe mai più stato schiavo del peccato. La prima incarnazione servì a redimere l'uomo dal peccato attraverso la carne di Gesù, cioè egli salvò l'uomo dalla croce. Ma l'indole satanica corrotta rimase ancora nell'uomo. La seconda incarnazione non è più destinata a fungere da sacrificio per il peccato, bensì a salvare pienamente coloro che sono stati redenti dal peccato. Ciò si compie così che coloro che sono stati perdonati possano essere liberati dai loro peccati e resi pienamente puri, e conseguire un cambiamento di indole, liberandosi così dall'influenza satanica delle tenebre e tornando davanti al trono di Dio. Solo in questo modo l'uomo può essere pienamente santificato. La carne dell'uomo è di Satana, è pervasa da un'indole disobbediente, è deplorevolmente immonda, è qualcosa di impuro. Le persone bramano troppo i piaceri della carne, la carne si manifesta eccessivamente e perciò Dio disprezza in un certo senso la carne. Quando gli esseri umani abbandonano le cose immonde e corrotte di Satana, ottengono la salvezza di Dio. Ma se restano incapaci di liberarsi dell'immondizia e della corruzione, continuano a essere sotto il dominio di Satana. La connivenza, la falsità e la disonestà delle persone sono cose di Satana. Salvandoti, Dio ti separa da queste cose. E l'opera di Dio non può essere errata ed è interamente volta a salvare gli esseri umani dalle tenebre. Quando la tua fede avrà raggiunto un certo livello, sarai in grado di liberarti della corruzione della carne e non sarai più incatenato da tale corruzione. Non sarai forse stato salvato? Se vivi sotto il dominio di Satana, sei incapace di manifestare Dio, sei qualcosa di immondo e non riceverai l'eredità di Dio. Una volta purificato e reso perfetto, sarai santo, sarai normale e sarai benedetto da Dio e gradito a Dio. La liberazione delle persone significa che Satana è stato sconfitto, che esse non sono più pane per i suoi denti, che invece di ingoiarseli, egli li ha abbandonati. Questo perché tali persone sono rette, hanno fede, obbedienza e timore nei confronti di Dio e hanno rotto definitivamente con Satana. Esse svergognano Satana, lo rendono un codardo e lo sconfiggono completamente. La loro convinzione nel seguire Dio, la loro obbedienza e il loro timore nei suoi confronti sconfiggono Satana e fanno sì che egli rinunci a essi completamente. Solo le persone di tal fatta sono state veramente guadagnate da Dio e questo è il suo obiettivo fondamentale nel salvare l'uomo. Se desiderano essere salvati e guadagnati completamente da Dio, tutti coloro che lo seguono devono affrontare tentazioni e attacchi grandi e piccoli da parte di Satana. Coloro che emergono da queste tentazioni e da questi attacchi e sono in grado di sconfiggere completamente Satana, sono coloro che sono stati salvati da Dio. In altre parole, i salvati da Dio sono quelli che sono stati sottoposti alle sue prove, tentati e attaccati da Satana un indicibile numero di volte. Coloro che sono stati salvati da Dio comprendono la sua volontà e i suoi requisiti. Sono in grado di obbedire alla sovranità e alle disposizioni di Dio e in mezzo alle tentazioni di Satana non abbandonano la via del timore di Dio e del rifiuto del male. Coloro che sono stati salvati da Dio sono onesti, gentili, distinguono l'amore dall'odio, possiedono un senso di giustizia, sono ragionevoli e sanno prendersi cura di Dio e fare tesoro di tutto ciò che è suo. Tali persone non sono legate a Satana, sorvegliate, accusate o maltrattate da esso. Sono completamente libere
completamente liberate e rilasciate. Giobbe era un uomo talmente libero, ed è proprio questo il senso del perché Dio lo aveva consegnato a Satana. Questo era un video di lettura della parola di Dio. Ora leggiamo un brano della sua parola. Sia ringraziato Dio. Va bene. Lo leggo io. D'accordo. Andiamo alla pagina. Dio Onnipotente dice: che tipo di persone sono quelle nate negli ultimi giorni? Quelle che hanno affrontato la corruzione di Satana per diversi millenni, che erano state corrotte al punto di non sembrare più umane, che alla fine hanno passato il giudizio, il castigo e la rivelazione della parola di Dio, che sono state guadagnate e che poi hanno raggiunto la verità dall'interno delle sue parole. Sono coloro che sono stati sinceramente convinti da Dio, che hanno raggiunto la sua comprensione, che sono in grado di obbedirgli totalmente e di soddisfare la sua volontà. Il fine del suo piano di gestione è guadagnare un gruppo di persone così. Gli uomini che verranno guadagnati durante l'intero piano di gestione formano un gruppo che sa comprendere la volontà di Dio, che da Lui ottiene la verità, che possiede la vita e le sembianze umane da Lui richieste. Le persone che verranno guadagnate alla fine sono quelle che alla fine resteranno e anche quelle di cui Dio necessita, che ama e di cui è soddisfatto. Amen. Amen. Finalmente riesco a capire il significato del sacrificio. Dopo l'ascolto dei brani della parola di Dio Onnipotente, è più chiara la differenza? Sì, è vero, è molto più chiaro adesso. Dopo aver completato l'opera di redenzione nell'età della grazia, perché Dio deve svolgere l'opera di giudizio e purificazione dell'uomo negli ultimi giorni? Sì, perché? Sì, perché? Qui il significato è molto profondo. Senza vivere l'opera di Dio Onnipotente degli ultimi giorni, non possiamo comprendere questo aspetto della verità. Sì, è vero. È così. Noi credenti nel Signore conoscevamo il significato della salvezza. Era essere perdonati dai peccati grazie alla redenzione da parte del Signore Gesù per non essere condannati in base alla legge. Il perdono dei peccati significava esattamente questo. Quando è stato crocifisso, il Signore Gesù si è fatto carico dei nostri peccati. Quando pregavamo il Signore e confessavamo i nostri peccati, ricevevamo il suo perdono e godevamo della pace e della gioia concesse dallo Spirito Santo. Sia ringraziato Dio. Questo dimostrava che Dio aveva perdonato i nostri peccati. Giusto, giusto. Sebbene il Signore Gesù abbia fatto questo, non ha trasformato la nostra indole satanica e peccaminosa. Spesso continuiamo a mentire, a peccare, a odiare e ad essere invidiosi degli altri. Siamo ancora molto arroganti, ci mettiamo in mostra e ci esaltiamo e sminuiamo gli altri. Quando affrontiamo grandi prove, come i disastri naturali o la sofferenza, discutiamo con Dio, ci opponiamo a Lui, gli diamo la colpa e lo tradiamo. Quando non comprendiamo l'opera di Dio, lo condanniamo e gli resistiamo. Per questo vi chiedo, se continuiamo a discutere e a ribellarci a Dio, siamo idonei a entrare nel regno dei cieli? No. La Bibbia dice chiaramente: perché se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Amen. Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Amen. Il Signore Gesù non ha detto che saremmo entrati nel regno dei cieli. Ci ha detto esplicitamente che solo chi fa la volontà del Padre può entrare nel regno dei cieli. Proprio così. Sì. Queste parole provano che idee come potrete entrare nel regno dei cieli dopo il perdono dei vostri peccati e l'essere salvati una volta significa salvezza eterna sono solo idee umane. Amen. Dopo aver creduto nel Signore per tanti anni, capiamo che anche se sono stati perdonati i peccati, gli uomini vivono in uno stato peccaminoso e di confessione costante. Questo dimostra che un credente non si libera dalla schiavitù e dai condizionamenti del peccato semplicemente con il perdono, né significa che sia santo. Sì, è proprio vero. La Bibbia dice la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. In base a ciò che ci dice la Bibbia, possiamo affermare che se l'indole satanica dell'uomo non viene purificata, egli non è idoneo a entrare nel regno dei cieli. Proprio così. Ora consideriamo una domanda. Quale domanda?
Perché, nonostante ciò che abbiamo detto, continuiamo a peccare così spesso? Perché non riusciamo a sfuggire alla schiavitù e ai condizionamenti del peccato? Sì. Sì. Perché? Perché nell'età della grazia il Signore Gesù ha svolto l'opera di redenzione dell'umanità, ma non l'opera di giudizio e purificazione dell'umanità negli ultimi giorni. Ora capisco. Ora è più chiaro. È assolutamente vero. Cristo degli ultimi giorni, Dio Onnipotente, è tornato per esprimere la verità e svolgere l'opera di giudizio, principalmente per trasformare l'indole e la natura satanica dell'umanità corrotta, per risolvere i problemi che stanno alla radice dei peccati e della natura peccaminosa dell'uomo. Certo, sì. Si è ringraziato. Ora capiamo tutti con chiarezza il motivo per cui Dio svolge l'opera di giudizio e purificazione dell'umanità negli ultimi giorni. Va bene. Sì, ora capiamo. Un brano delle parole di Dio Onnipotente renderà tutto più chiaro. Va bene. Posso leggere io questo brano? Fa pure. Dio Onnipotente dice: un peccatore come voi, che è stato redento ma non cambiato o perfezionato da Dio, è in grado di essere compatibile con la volontà di Dio? Per te, che sei ancora dominato dal tuo vecchio io, è vero che sei stato salvato da Gesù e non sei considerato peccatore grazie alla salvezza di Dio, ma questo non dimostra che tu non sia peccaminoso e non sia impuro. Come puoi essere santo se non sei stato trasformato? Dentro di te sei assediato dall'impurità, dall'egoismo e dalla cattiveria. Eppure vuoi ancora discendere con Gesù e avere una simile fortuna. Hai saltato un passaggio della tua fede in Dio. Sei stato solo redento, non sei stato trasformato. Perché tu sia secondo il cuore di Dio, l'opera di trasformazione e di purificazione deve essere compiuta personalmente da Lui. Se sei solo redento, non sarai in grado di raggiungere la santità. Di conseguenza non sarai qualificato per prendere parte alle sante benedizioni di Dio, perché hai saltato un passaggio nell'opera di Dio per la gestione dell'uomo, ossia il passaggio principale per la trasformazione e la perfezione. Pertanto tu, peccatore che è stato solo redento, non puoi ricevere direttamente l'eredità di Dio. Amen. Sia ringraziato Dio. Amen. Sia lode a Dio. Ora capiamo tutti il significato della salvezza nell'età della grazia, non è vero questo? Sì. Sia ringraziato Dio, dopo il brano ho capito di più. Dopo aver creduto nel Signore, dopo il perdono dei peccati, si diventa idonei a pregare Dio e a godere della sua grazia. Ma la natura e la propria indole satanica sono ancora sepolte nel cuore. Le persone sono ancora controllate dalla loro natura peccaminosa, addirittura danno la colpa a Dio e gli resistono. Le persone a cui i peccati sono perdonati non sono state ancora guadagnate da Dio e ancora non riescono veramente ad obbedirgli e ad adorarlo. Mm-hmm. Anche se le persone credono nel Signore e i loro peccati sono perdonati, per quanto possa essere grande la grazia di Dio, continuano ad appartenere a Satana. Questo è indiscutibile. Sì, certo, è proprio vero. Le persone che hanno vissuto il giudizio di Dio, che sono state purificate e ottenuto la salvezza, sono diverse. Loro comprendono la verità e hanno una vera conoscenza di Dio. Riescono genuinamente ad odiare e rifiutare Satana, affidandosi alle parole di Dio. La loro indole satanica è stata purificata e sono diventate persone che sanno obbedire a Dio. Proprio così. Agli occhi di Dio le persone così sono quelle che si sono liberate dall'influenza di Satana e sono state guadagnate da Dio. Sono fuggite dal peccato e hanno ottenuto il cambiamento della loro indole di vita. È proprio così. Queste persone, in grado di obbedire e adorare Dio, hanno ottenuto la salvezza. Sono idonee ad essere trasportate nel regno dei cieli e ad ereditare la sua promessa. Questa è la differenza tra la salvezza offerta nell'età della grazia e la salvezza ottenuta nell'età del regno. Ora la questione è chiara per tutti? Sì, dopo averla spiegata in questo modo, si è ringraziato un po' di più. Ora capisco il significato della vera salvezza e quello dell'essere purificato. Sì, ringraziato Dio. È come se si fosse accesa una luce nel mio cuore. È proprio così. In passato i nostri pastori anziani ci dicevano che avremmo guadagnato la salvezza per fede. Ed essere salvati significava salvezza eterna e al ritorno del Signore Gesù saremmo stati trasportati nel regno dei cieli. Esatto, è vero. Ma nella vita reale, nonostante pregassimo molto, non sfuggivamo al peccato. Volevamo predicare la parola del Signore, amarlo, obbedirgli,
Ma per quanto ci sforzassimo, non ci riuscivamo. È vero. Ero sempre confusa. Le persone come noi che peccano e si ribellano spesso a Dio entreranno nel regno dei cieli. Ascoltando la parola di Dio onnipotente ho capito. La salvezza, quando credevamo nel Signore, è il perdono dei peccati, non la condanna in base alla legge. Sì. Ma se non purifichiamo il peccato e l'indole satanica dentro di noi, non è una vera salvezza. Dio onnipotente ha svolto l'opera di giudizio e purificazione dell'umanità negli ultimi giorni. Accettando il giudizio di Dio, la nostra natura e l'indole satanica si trasformeranno. Sì, ringraziato questo Dio. Ci rende idonei a entrare nel regno dei cieli. Amen. Sia ringraziato Dio. Se non avessimo letto la parola di Dio onnipotente, non avremmo mai capito il significato della vera salvezza. Sì. Sì. Crederemmo ancora ai pastori e agli anziani e che quello che dicevano siano le condizioni per entrare nel regno dei cieli. Sì, certo. Credere senza la verità è una fede confusa. Ora però capisco che solo quando la nostra indole satanica è purificata e quando veramente obbediamo a Dio e seguiamo la sua volontà, possiamo dire che abbiamo ottenuto la salvezza. Amen. Negli ultimi giorni, l'opera di giudizio e purificazione da parte di Dio onnipotente per mezzo della verità è ciò che ci serve. Amen. Ringrazio Dio per questo. Se volete fare altre domande, chiedete pure. Va bene. Io avrei un'altra domanda. Prego. Fratello Giù, brutta notizia. È arrivata la polizia. Dovete andarvene via tutti. È arrivata la polizia. Già. Porta via di qui, fratello Giù. Andiamo. Sì, andiamo. Forza, venite. Su. Anche voi. Portate via tutto. Fratello Giù, la tua condivisione è stata fantastica. Certo che ci mancano molte cose senza qualcuno che comprenda la verità per nutrirci e dissetarci. Se leggiamo le parole di Dio da soli, la nostra comprensione della verità rimane superficiale. Senti, fratello Shu, sarebbe davvero fantastico se potessi venire più spesso. Va bene, allora organizzeremo più incontri e condivisioni insieme. Perfetto. Andiamo. Sasha, hai giocato abbastanza, è ora di fare i compiti. Va bene. Forza. Sai, in questi giorni c'è una cosa che mi rende confuso. Cosa? Penso che la condivisione di fratello Shu sia illuminante e davvero utile per noi. Sì. Ma lui non parla molto di come ha fatto a mettere in pratica la parola di Dio. Pensi che sia un problema? Fratello Shu ha rinunciato alla sua casa e alla sua famiglia per svolgere le sue mansioni. Quando l'hanno messo in prigione perché crede in Dio, non lo ha mai rinnegato. Sua moglie è stata arrestata e messa in prigione e invece di lamentarsi, continua a svolgere le sue mansioni. Non comprende meglio lui la verità di quanto la comprendiamo noi? Lui sa come svolgere il suo lavoro e fare sermoni. Presumo di sì. Oh, sei tornato. Quanti aerei di carta. Ah. Shasha ci stava giocando. Hai già mangiato? Sì. Fratello Zhao, domani vado a una riunione in città. Sarò via qualche giorno. Allora preparerò la colazione domattina presto. Ci sono dal telefono, la mamma e il papà. Va bene, arrivo. Andate pure. Sì, a dopo. Mamma, papà, quando ritornate a casa? Mi mancate tanto. Ah, qui a casa va tutto bene. Non preoccuparti. Ah, tornate per la festa di primavera? Va bene, certo, non preoccupatevi per noi. Caro fratello Fan, spero che il fatto che Shao Shu resti da voi non vi dia troppi problemi. Come sta mia figlia? E per quanto riguarda mia moglie, hai qualche notizia di lei?
Salve, fratello Shin. È arrivato fratello Shin. Benvenuta. Fermiamoci. Sì, fermiamoci. Sapete, sembra che cantiate da veri professionisti. Grazie. Dobbiamo farlo a causa del governo del PCC. Esatto. Grazie. Grazie a questa copertura le nostre riunioni sono più sicure. Iniziamo l'incontro. D'accordo. Ehi, non c'è sorella Chin? No. Dovrebbe arrivare a breve. Di solito in orario. Sì, sì, sì. Eccola. Oh, eccola qui. Sorella Chin, sei arrivata. Vieni. Sorella Chin, sei sicura di stare bene? Che è successo? Gli ultimi giorni sono stati incredibilmente difficili. Non posso continuare più a stare con mio marito, che non è un credente. Pochi giorni fa ha trovato un'altra donna. Ha preso tutti i nostri risparmi e ora vive insieme a quell'altra donna. In che mondo malvagio viviamo? Quando l'ho saputo, il mio cuore si è riempito di rabbia. Lavoro così tanto per gestire l'attività che sostiene la mia famiglia, mentre lui si diverte con altre donne. Ora non ho più neanche un soldo. Come potremmo sopravvivere io e mio figlio? Ero furiosa. E così abbiamo litigato, abbiamo discusso. E lui cosa ha risposto? Non torna più nemmeno a casa. Dopo tutto questo, mi sento disperata. Mi sento debole. Non so cosa fare. Ciò che stai passando è una prova. Come credenti in Dio, dobbiamo sapere che Dio governa ogni cosa. In ogni cosa che ci accade, ci sono l'autorizzazione e le buone intenzioni di Dio. Davanti a queste cose, dobbiamo chiederci quali lezioni e aspetti della verità comprendere. Dobbiamo imparare a scoprire la volontà di Dio. Proprio così. Dobbiamo pregare Dio e ricercare la verità. Questa è la cosa più importante. Esatto, sì. Leggiamo la parola di Dio onnipotente. Va bene. Se volete essere perfezionati da Dio, dovete imparare a sperimentare tutte le cose ed essere illuminati in tutto ciò che affrontate. Ogni volta che ti trovi di fronte a qualcosa, buona o cattiva che sia, dovresti trarne beneficio senza rimanere passivo. Di qualunque cosa si tratti, dovresti riuscire a considerarla stando dalla parte di Dio e non analizzarla o studiarla dal punto di vista dell'uomo. Questa è una deviazione nella tua esperienza. Se questo è il modo di affrontare l'esperienza, allora il tuo cuore sarà sopraffatto dai fardelli della vita. Vivrai costantemente alla luce del volto di Dio e non devierai facilmente nella tua pratica. Questo tipo di uomo ha grandi prospettive. Amen. In ogni fase dell'opera che Dio compie dentro le persone, esternamente sembra che si tratti di un'interazione tra le persone, come se tutto nascesse da disposizioni o da interferenze umane. Ma dietro le quinte, ogni fase dell'opera e tutto ciò che accade è una scommessa fatta da Satana davanti a Dio. Una scommessa che richiede che le persone rimangano salde nella loro testimonianza di fede a Dio. Considera quando Giobbe è stato messo alla prova, per esempio. Dietro le quinte, Satana stava facendo una scommessa con Dio e ciò che è accaduto a Giobbe era legato alle azioni degli uomini e alla loro interferenza. Dietro ogni passo che Dio compie dentro di voi, vi è la scommessa di Satana con Dio. Dietro ogni cosa, vi è una battaglia. Dovresti sapere che tutto ciò che ti accade è una grande prova.
Ed è quello il momento in cui Dio ha bisogno che tu renda testimonianza. Amen. Amen. La parola di Dio non spiega chiaramente come considerare le prove e come dovremo metterle in pratica. Vivendo l'opera di Dio negli ultimi giorni, spesso incontriamo delle prove, oltre ad ostacoli e fallimenti. Ma dopo averli subiti, anche se soffriamo, riusciamo a capire la volontà di Dio. Tutte le persone e le questioni che incontriamo sono permesse da Dio e servono tutte ad aiutarci a crescere nella vita. Dio usa queste cose per cercare di raffinarci, per cercare di smascherare la nostra corruzione, la ribellione e le mancanze. Per farci ricercare la verità, vivere la parola di Dio e crescere nella vita. L'opera di salvezza di Dio è molto pratica. È vero. Non importa quante prove o sofferenze incontreremo, se preghiamo Dio, ricercando la verità e la volontà di Dio, Lui ci illuminerà e ci condurrà alla vittoria contro Satana e a rendere testimonianza. Amen. Sia ringraziato Amen. Dio. Sia ringraziato Dio. Sorella Chin, se queste cose non capitassero, saremmo in grado di vedere la bruttezza di Satana? Che cosa può dimostrare agli altri che come credenti noi seguiamo un percorso diverso rispetto ai non credenti? In che modo testimoniamo che siamo distinti dal mondo perché siamo santi? Ora riesci a comprendere le buone intenzioni di Dio nel lasciare che questo accada? Che cosa cercano i non credenti? Percorrono una strada diversa rispetto a noi che crediamo in Dio. Possiamo parlare negli stessi termini? No. Per questo la vita insieme a loro è misera, oltre che tormentata. Se riesci a capire questa cosa, saprai come affrontare il problema e come gestirlo. E non ne sarai più condizionata. Se comprendiamo la verità, tutto diventa più facile. Quando non comprendiamo la verità e ci abbandoniamo alla carne, ci sentiamo disperati. Le persone sagge mettono in pratica la verità e obbediscono a Dio. Così possiamo sfuggire a ciò che ci opprime guadagnando la libertà. Se non ricerchiamo la verità e cerchiamo solo i piaceri carnali della famiglia, ci ritroveremo nella sofferenza e nel tormento. Sì. C'è un verso di un inno che lo spiega bene. Senza la verità, la vita è sofferenza. Questo non è affatto sbagliato. Sì. Sì. È proprio così. Già. Fratello Shu, hai ragione. È vero che se sei nei guai ti serve una mano amica. È vero. Mi sono fatta prendere dall'emozione. Dio conosce le mie mancanze, conosce la mia debolezza mortale. Dio ha consentito che tutto ciò accadesse per salvarmi dai limiti delle mie emozioni, per aiutarmi a fuggire dalla schiavitù e dalla rete di Satana. Sì, sì, sì. Questo è veramente l'amore di Dio. Si è ringraziato, sì, ringraziato Dio. Anche se ho patito un certo dolore e raffinamento, è stata una buona cosa. Certo. Ricercherò e metterò in pratica la verità in tutto questo. Si è ringraziato Dio. Spiegato in questo modo, tutto mi è chiaro. Le buone intenzioni di Dio sono in ogni cosa, è proprio vero. Quando mi succedono delle cose, io non ricerco la verità. Ma se lo faccio, tutti i problemi diventano di facile risoluzione. Esattamente. È qui che dobbiamo migliorare. Sì. La condivisione di fratello Shu è stata meravigliosa. Sì, ringraziato Dio. Sì, ringraziato Dio. Non avevo idea di come aiutare sorella Chin a gestire o risolvere il suo problema. Grazie alla condivisione di fratello Shu, la soluzione è evidente. Anche io, giusto. Quindi l'intenzione di Dio era di salvarci, aiutandoci a sfuggire ai piaceri e alla schiavitù della carne. Per aiutarci a trovare la libertà nella verità e vivere dinanzi a Dio. Sì, ringraziato Dio. La comprensione della verità è meravigliosa. Sì, è così. Sì, sì. Quando succederà ancora, dobbiamo ricercare la verità. Posso fare comunione sulla verità per aiutare i miei fratelli e le mie sorelle a risolvere i loro problemi. Ho compreso alcune verità. E questo significa che non sono lontano dall'ottenere la salvezza. Sì, è ringraziato Dio. Ora vi racconterò la mia esperienza. Va bene. Va bene. Ciao, fratello Shu. Stendi gli asciugamani? Sì. Ieri sei andato alla riunione? Sì. Com'è andata?
C'è una cosa di cui vorrei parlarti. Sorella Go e sorella Shu lavorano insieme da un po' di tempo. Sono molto arroganti, insistono nelle loro opinioni e ascoltano poco i consigli degli altri. Proteggono la dignità e lo status delle loro mansioni. Quando le loro opinioni divergono, insorgono dei conflitti. Nessuno è disposto a rinunciare. Non riescono più a svolgere le loro mansioni insieme. La mia comprensione della verità è troppo superficiale. Pensi di poterle incontrare e provare a risolvere il loro problema? Sorella Go e sorella Shu sono grandi lavoratrici, ma la loro indole è arrogante. Non rinunciano alla carne disobbedendo alla verità. Non è facile risolvere i problemi di indole di questo tipo. Lo so. Anche se le incontrassi e facessi condivisione, non so se risolverò il problema. Dovrebbero cercare la verità e vivere maggiormente il giudizio, il castigo, la potatura e il trattamento che Dio gli riserva per cambiare. In ogni caso, posso fare comunione con loro e vedere cosa riesco a fare. Se non cambiano e non vogliono collaborare, non ci rimane che separarle. È l'unica cosa che possiamo fare. È difficile trasformare l'indole corrotta delle persone. La tua soluzione mi sembra ottima. Si vedono veramente le cose in modo chiaro quando si comprende la verità. Questo l'ho imparato solo dalla mia esperienza. Le difficoltà nella Chiesa sono facili da risolvere. Dipende dal livello di verità che vuoi comprendere. Quando si comprende la verità, diventa naturale risolvere i problemi. Fratello Shu, ti ammiro veramente. Confuti le voci del PCC e le teorie degli anziani. Riesci a risolvere tutti i problemi dei nostri fratelli e sorelle. Credo che tu possieda veramente la realtà della verità. Sono sicuro che entrerai nel Regno dei Cieli. Pensi che otterrò la salvezza ed entrerò nel Regno dei Cieli? Ma certo! Se non entrerai tu nel Regno dei Cieli, non lo farà nessuno di noi. Fratello Shu, andiamo. Sì, va bene. Fratello Shu, ho ricevuto la tua lettera. Shao Shu sta bene e capisce la situazione. Non devi preoccuparti. Riguardo a tua moglie, stiamo facendo del nostro meglio per ottenere informazioni. Ti terremo informato. Non preoccuparti. Si è ringraziato Dio. Il nostro incontro di oggi è stato molto fruttuoso. È stata una benedizione di Dio. Fratello Shu, vorrei parlarti. Dimmi. Mi sono reso conto che tu sei come me, abbiamo lo stesso problema. Nei sermoni parliamo molto di comprensione, ma poco delle nostre esperienze. Alla comunione sulla parola di Dio non parliamo della nostra condizione, dell'insubordinazione o della corruzione, di come comprendiamo la nostra natura satanica o ricerchiamo la verità e quali cambiamenti abbiamo ottenuto. Ad entrambi mancano questi dettagli. Nei nostri sermoni ci concentriamo a risolvere i problemi degli altri, ma raramente mettiamo in pratica la verità. Forniamo la rivelazione dello Spirito Santo agli altri, ma noi non la mettiamo in pratica. La nostra condivisione della verità con gli altri è chiara, ma noi abbiamo uno scarso accesso alla realtà della verità. Questo è un difetto che entrambi abbiamo. In passato ero così. Mi concentravo troppo sul lavoro, ma non accedevo alla vita. E questo mi ha portato a credere per molti anni senza alcuna crescita. La mia levatura spirituale è piccola e la mia indole della vita non è cambiata. Se lavoriamo e serviamo Dio in questo modo, diventa difficile ottenere la salvezza ed essere perfezionati. Quando crediamo senza guadagnare la verità, tendiamo a inciampare e fallire di fronte ai disastri e alle prove. Mi sono reso conto di questo solo di recente. Fratello Shu, ti sono mai venute in mente queste cose? Hai ragione. Anch'io ho avuto questa sensazione, ma non le ho dato troppa importanza, non ritenevo fosse un problema. In base alla mia fede, pensavo che se mi sacrifico, lavoro e sono efficace nel compiere le mie mansioni, Dio sarà soddisfatto. Ma ora che me lo dici, mi rendo conto che è un problema. Sì. Thank you.
essere in grado di spiegare platealmente le parole di Dio non significa che possiedi la realtà. Le cose non sono così semplici come forse le hai immaginate. Che tu sia in possesso della realtà o no non dipende da quello che dici, quanto piuttosto da ciò che vivi nel concreto. Quando le parole di Dio diventano la tua vita e la tua naturale espressione, solo questo conta come realtà e solo questo conta quale tuo possesso della comprensione e della vera statura. Tu devi essere capace di reggere all'esame per un periodo di tempo prolungato e devi saper vivere nel concreto la somiglianza che ti è richiesta da Dio. Non deve essere un mero atteggiarsi, bensì deve fluire da te in modo naturale. Solo così possiederai davvero la realtà e solo così ti sarai guadagnato la vita. La capacità di parlare di conoscenza delle parole di Dio non palesa automaticamente la tua autentica statura, ma dimostra solo che sei nato intelligente e talentuoso. È nondimeno inutile se non sei in grado di indicare il cammino. Non sei altro che un fallito. Non stai forse solo facendo finta se non sai dire nulla riguardo a un cammino concreto da praticare? Non stai vendendo aria se non sei in grado di offrire agli altri le tue esperienze concrete, mettendo in tal modo a loro disposizione insegnamenti a cui attingere o un cammino da praticare? Non sei forse un falso? Che valore hai? Tu dici di aver sempre sofferto mentre seguivi Dio, che lo hai seguito tra alti e bassi ed hai condiviso con Lui tempi buoni e cattivi. Ma non hai vissuto le parole pronunciate da Dio. Tu desideri solo darti da fare per Dio ogni giorno e non hai mai pensato di vivere una vita piena di significato. Tu dici che in ogni caso credi che Dio sia giusto. Hai sofferto per Lui, ti sei dato da fare per Lui, hai votato te stesso a Lui e hai lavorato duro pur non avendo ricevuto alcun riconoscimento. Egli di sicuro si ricorderà di te. È vero che Dio è giusto, ma questa giustizia è esente da ogni impurità. Non contiene alcuna volontà umana e non è contaminata dalla carne o da transazioni umane. Tutti coloro che sono ribelli e in opposizione e non sono in conformità con la sua via saranno puniti. Nessuno sarà perdonato e nessuno sarà risparmiato. Pensi che entrerò nel Regno dei Cieli? Ma certo! Se non entrerai tu nel Regno dei Cieli, non lo farà nessuno di noi. Nei nostri sermoni ci concentriamo a risolvere i problemi degli altri, ma raramente mettiamo in pratica la verità. Forniamo la rivelazione dello Spirito Santo agli altri, ma noi non la mettiamo in pratica. La nostra condivisione della verità con gli altri è chiara, ma noi abbiamo uno scarso accesso alla realtà della verità. Se lavoriamo e serviamo Dio in questo modo, diventa difficile ottenere la salvezza ed essere perfezionati. Ho avuto la fortuna che fratello lì me l'abbia fatto notare. Dopo aver letto la parola di Dio, mi sono reso conto che era questo il mio problema. In che cosa ero diverso da quegli ipocriti dei farisei? Come potevo essere idoneo ad entrare nel Regno dei Cieli? Fratello Fang, brutte notizie, è successa una cosa. La moglie di fratello Shu è stata uccisa dalla polizia in prigione. Che cosa? Quando è successo? Qualche giorno fa. La polizia è andata a casa del fratello di fratello Shu per dirgli di andare a prendere il corpo. Dobbiamo dirlo a fratello Shu. Scusami, quello è lo Zhao Juan, giusto? Sì. Che cosa?
uccisa dalla polizia. Il PCC è veramente un diavolo omicida. Sì. Come faremo a dirlo a fratello Shu? Già, come potremo dirglielo? Sta arrivando fratello Shu. Sei tornato. Ehi, fratello Fan. Cosa ci fai qui? Devo dirti una cosa. Ah. La mia famiglia sta bene? Tua moglie è stata uccisa dalla polizia. Com'è potuto accadere? Devo scoprirlo. La polizia ti sta ancora cercando. Non puoi tornare lì. I nostri fratelli e sorelle si stanno prendendo cura dei tuoi affari a casa tua. Non preoccuparti. Oddio. In tutti questi anni mi sono dedicato a te nello svolgimento delle mie mansioni. Com'è potuto accadere proprio a noi? Oddio, perché? Perché non hai protetto mia moglie? Perché? Non ci siamo comportati secondo la tua volontà. Sorella Yan. Sì. Hai saputo che cosa è successo alla moglie di fratello Shu? Sì, lo so. Ne stavamo parlando proprio ora. Finita la riunione, ho intenzione di andare a trovarlo. Bene. Fratello Shu ha affrontato molte prove. È stato torturato dalla polizia del PCC, ma non ha tradito Dio. Ha resistito e ha testimoniato. Ma ora, ciò che è successo a sua moglie è una prova non da poco. Non so come farà a capire e imparare da questa esperienza. Fratello Shu, ti senti meglio? Non ho mai immaginato che poteva accadere questo a mia moglie. Non riesco a darmi una spiegazione. Mi sento solo molto debole. È una cosa che chiunque non accetterebbe. Qualunque cosa facciamo, non possiamo fraintendere e dare la colpa a Dio. Tua moglie è stata arrestata e perseguitata dal PCC e ha scelto di morire piuttosto che rinnegare o tradire Dio. È una testimonianza di vittoria su Satana. Proprio così. Pensa ai profeti e agli apostoli. Quanti hanno rinunciato alla loro vita per diffondere il Vangelo di Dio? Dio ha commemorato le loro azioni. Anche se la loro carne è morta, la loro anima continua a vivere. Dio ha provveduto a ogni cosa. Il Signore Gesù disse: perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi avrà perduto la sua vita, per amor mio, la troverà. Fratello Shu, se riuscirai a comprendere tutto questo, non ti sentirai così disperato. Devi essere molto forte.
prega Dio e leggi la sua parola. Quando comprendiamo la verità, non c'è nulla che non possiamo superare. Quanti credono in me solo perché così li guarirei? Quanti credono in me solo perché così userei i miei poteri per scacciare gli spiriti impuri al di fuori dei loro corpi? E quanti credono in me semplicemente per ricevere pace e gioia da me? Quanti credono in me soltanto per chiedermi più ricchezze materiali? E quanti credono in me soltanto per trascorrere questa vita in sicurezza e per essere sani e salvi nel mondo che verrà? Quanti credono in me solo per evitare le sofferenze dell'inferno e per ricevere le benedizioni del cielo? Quanti credono in me solamente per un conforto temporaneo, ma non cercano di guadagnare qualcosa nel mondo che verrà? Quando abbattei la mia furia sull'uomo e confiscai tutta la gioia e la pace che egli possedeva in origine, l'uomo divenne dubbioso. Quando diedi all'uomo la sofferenza dell'inferno e rivendicai le benedizioni del cielo, la vergogna dell'uomo si mutò in rabbia. Quando l'uomo mi chiese di guarirlo, però io non lo considerai e provai disgusto per lui, l'uomo se ne andò da me e cercò la via degli stregoni e della magia. Quando portai via tutto quello che l'uomo mi aveva richiesto, allora tutti sparirono senza lasciare traccia. Di conseguenza, dico che l'uomo ha fede in me perché io dono troppa grazia e c'è fin troppo da guadagnare. Tali individui hanno un unico semplicissimo scopo nel seguire Dio: ottenere benedizioni, e sono troppo pigri per occuparsi di qualsiasi cosa che non implichi questo fine. Si danno da fare per gestire i propri ideali, indipendentemente da quanto sia lontana la strada e da quante difficoltà e ostacoli siano presenti lungo il sentiero, restano della propria idea e sono impavidi nei riguardi della morte. In questo scopriamo un problema che precedentemente non avevamo identificato. Il rapporto dell'uomo con Dio è semplicemente un rapporto di puro interesse personale. È il rapporto tra chi riceve le benedizioni e chi le elargisce. Più semplicemente, è come il rapporto tra il dipendente e il datore di lavoro. Il dipendente lavora solamente per ricevere i compensi elargiti dal datore di lavoro. In un rapporto di questo genere non c'è affetto, solamente un accordo. Non c'è dare e ricevere amore, solamente carità e misericordia. Non c'è comprensione, solamente rassegnazione e inganno. Non c'è confidenza, solamente un baratro che non può essere colmato. Quando si arriva a questo punto, chi è in grado di invertire tale tendenza? E quante persone sono capaci di comprendere davvero quanto è diventato critico questo rapporto? Credo che quando gli individui sono immersi nella contentezza dell'essere benedetti, nessuno possa immaginare quanto sia penoso e sgradevole un tale rapporto con Dio. Vi prego, entrate. Accomodate. Fratello Shu. Oh, siete arrivati. Venite, entrate pure.
Grazie a Dio, molto meglio. Fratello Zhu, vieni, accomodati. Fratello Shu, come ti senti ora? Meglio? Meglio. Ho saputo che tua moglie non è più con noi. Immagino sia una cosa difficile da affrontare. Tutto questo ha rivelato la mia levatura spirituale. All'inizio è stato molto difficile da sopportare. Soffrivo e incolpavo Dio. Avevamo creduto in Dio per tanti anni. Avevamo rinunciato a tanto per dedicarci a Lui. Quindi Dio avrebbe dovuto proteggerci. Perché aveva permesso una tale disgrazia? Per me non aveva senso. La mia fede e il mio amore per Dio erano svaniti in un attimo. E non volevo più svolgere le mie mansioni. Il mio cuore era oscuro. In seguito, pregando Dio e leggendo la sua parola, ho iniziato a riflettere. Quando godevo della benedizione e della grazia di Dio, gli ero grato. E volevo svolgere le mie mansioni. Ma non appena è arrivata la sofferenza, l'ho subito frainteso e gli ho dato la colpa. Ho persino discusso con Dio opponendomi a Lui. Sacrificarmi e dedicarmi a Dio non significava mettere in pratica la verità né obbedirgli. Non significava svolgere le mansioni di una creatura e ripagare il suo amore. Donavo le mie mansioni in cambio delle benedizioni per la pace della mia famiglia, per la loro salute e sicurezza. Dedicarsi a Dio è una cosa buona. Ma io vivevo sotto il dominio di Satana per ottenere vantaggi. Usavo i servizi che offrivo a Dio per soddisfare il mio desiderio di benedizioni. L'essenza dello svolgere le mie mansioni era lo scambio con Dio. Svolgere così le mie mansioni non significava ribellarmi a Dio. Dov'erano la mia coscienza e la mia ragione? Penso agli anni di fede in Dio, al lavoro svolto, ai sermoni pronunciati. Ho fornito la rivelazione dello Spirito Santo ad altri, ma non ho ottenuto la realtà della parola di Dio. E la mia indole della vita non è affatto cambiata. È veramente vergognoso. Questa prova mi ha rivelato qualcosa. Ha smascherato le mie intenzioni di servire Dio per ottenere benedizioni. E ha smascherato la contaminazione della mia fede. Credere in Dio e dedicarsi a Lui in questo modo non è affatto conforme alla sua volontà o a ciò che Egli richiede. Con una tale contaminazione dentro di me, come potrei essere una persona che obbedisce realmente a Dio? Anche se dico che amo Dio, è tutto falso. Non ho alcuna realtà della verità di nessun genere. Mi dedicavo a Dio in questo modo senza rendermi conto del problema. Dio ha permesso che arrivasse questa prova. Avevo bisogno di questo nella mia vita. E so che Dio la stava usando per salvarmi. Giusto. Ma la mia comprensione è ancora troppo superficiale. Sorella Yan, vorrei ascoltare la tua condivisione. Sì. È positivo che tu l'abbia compreso. Hai guadagnato molto. Si è ringraziato Dio. Senza il giudizio delle parole di Dio e le rivelazioni delle prove, ci risulta molto difficile riconoscere la nostra corruzione. Non riusciamo a vedere i problemi che esistono ancora dentro di noi. Non ci rendevamo conto che il modo in cui ci dedicavamo a Dio fosse contaminato. Sì. Lavoravamo per Dio esclusivamente in base alle nostre idee. Pensavamo anche che se non avessimo tradito la legge, giudicato, resistito a Dio, oppure peccato,
Se avessimo compiuto buone azioni e fatto dei sermoni, avremmo ottenuto la realtà della verità e ci saremmo assicurati l'ingresso nel regno dei cieli. In passato, quando credevo nel Signore, anch'io avevo lo stesso problema. Ho iniziato a credere in Dio Onnipotente, subito il giudizio delle sue parole e le sue prove. Ho visto la verità di come fossi profondamente corrotta da Satana. Ero arrogante, disonesta, egoista e avida. Quest'indole satanica era radicata profondamente nel mio cuore. Era diventata la mia vita. Controllavo i miei pensieri e le mie azioni. Mi ha portato a ribellarmi sempre a Dio e a resistergli contro la mia volontà. In quel momento ho visto la necessità dell'opera di giudizio e di castigo di Dio negli ultimi giorni. Senza il giudizio e il castigo di Dio, anche se Lui perdona i nostri peccati, apparteniamo ancora a Satana e resistiamo a Dio. Non guadagneremo mai l'approvazione di Dio. Certo. È proprio vero. Ascoltiamo un brano della parola di Dio Onnipotente. D'accordo. Un peccatore come voi, che è stato redento ma non cambiato o perfezionato da Dio, è in grado di essere compatibile con la volontà di Dio? Per te, che sei ancora dominato dal tuo vecchio io, è vero che sei stato salvato da Gesù e non sei considerato peccatore grazie alla salvezza di Dio. Ma questo non dimostra che tu non sia peccaminoso e non sia impuro. Come puoi essere santo se non sei stato trasformato? Dentro di te sei assediato dall'impurità, dall'egoismo e dalla cattiveria. Eppure vuoi ancora discendere con Gesù e avere una simile fortuna. Hai saltato un passaggio della tua fede in Dio. Sei stato solo redento, non sei stato trasformato. Perché tu sia secondo il cuore di Dio, l'opera di trasformazione e di purificazione deve essere compiuta personalmente da Lui. Se sei solo redento, non sarai in grado di raggiungere la santità. Di conseguenza, non sarai qualificato per prendere parte alle sante benedizioni di Dio, perché hai saltato un passaggio nell'opera di Dio per la gestione dell'uomo, ossia il passaggio principale per la trasformazione e la perfezione. Pertanto tu, peccatore che è stato solo redento, non puoi ricevere direttamente l'eredità di Dio. Quando non fosti assoggettato al castigo, le tue mani furono alzate più in alto di tutte le altre, anche di quelle di Gesù, e gridasti a gran voce: «Sii un amato figlio di Dio, sii in relazioni confidenziali con Dio. Moriremo piuttosto di sottometterci a Satana. Ribellatevi contro il Satana antico, ribellatevi contro il gran dragone rosso. Che il gran dragone rosso sia estromesso completamente dal potere. Che Dio ci renda completi. Le tue grida erano più forti di tutte le altre, ma poi venne il tempo del castigo e ancora una volta venne rivelata l'indole corrotta delle persone. Allora le grida cessarono ed esse non ebbero più determinazione. Ecco la corruzione dell'uomo. Scende più in profondità del peccato, piantata da Satana e profondamente radicata nell'intimo dell'uomo. Non è facile per l'uomo prendere coscienza dei suoi peccati. Egli è incapace di riconoscere la sua natura profondamente radicata. Questo risultato si può ottenere solo grazie al giudizio tramite la parola. Solo in questo modo l'uomo può gradualmente essere cambiato da quel punto in poi. In passato, l'uomo urlava così tanto perché non aveva nessuna comprensione della sua indole corrotta originale. Queste sono le impurità all'interno dell'uomo. Che ne è della tua fede in Dio? Hai veramente dato in offerta la tua vita? Se aveste sofferto le stesse prove di Giobbe, nessuno di voi che oggi segue Dio sarebbe stato in grado di restare saldo. Sareste tutti caduti.
E molto semplicemente, esiste un mondo di differenza tra voi e Pietro. Oggi, se metà dei vostri beni vi fossero sottratti, osereste negare l'esistenza di Dio. Se vostro figlio o vostra figlia vi fossero tolti, correreste per le strade gemendo come pazzi. Se la tua vita fosse giunta a un vicolo cieco, cercheresti di riprendere contatto con Dio. Tutte le anime corrotte da Satana sono sotto il suo dominio. Soltanto coloro che credono in Cristo sono stati separati, salvati dall'accampamento di Satana e condotti nel regno di oggi. Queste persone non vivono più sotto l'influsso di Satana. Ciò nonostante, la natura dell'uomo è ancora radicata nella sua carne. Vale a dire che, anche se la vostra anima è stata salvata, la vostra natura conserva ancora il suo vecchio aspetto e la probabilità che voi mi tradiate rimane del 100%. Ecco perché la mia opera si protrae tanto a lungo, perché la vostra natura è davvero incrollabile. Adesso state tutti soffrendo il più possibile nel compiere il vostro dovere, ma rimane un fatto innegabile. Ciascuno di voi è capace di tradirmi e di ritornare al dominio di Satana, al suo accampamento, e di tornare alla vostra vecchia vita. In quel momento non vi sarà più possibile avere neanche un brandello di umanità, né l'aspetto di esseri umani, come li avete adesso. Nei casi più gravi, sarete annientati e anche condannati in eterno. Non vi incarnerete più, ma sarete severamente puniti. Questo è il problema che dovete affrontare. Questi brani mi fanno sentire come se il mio cuore fosse trafitto dal giudizio. Quello che abbiamo ascoltato rappresenta la mia condizione ed è assolutamente corretto. Siamo tutti così. E la parola di Dio rivela che queste cose sono la nostra natura. Leggiamo altri brani della parola di Dio. Fratello Shu, vuoi leggere? Va bene. Tu devi conoscere che tipo di persone io desidero. Coloro che sono impuri non sono autorizzati ad entrare nel regno. Quelli che sono impuri non sono autorizzati a infangare la terra santa, anche se hai compiuto molto lavoro e hai lavorato per molti anni. Alla fine sei ancora deplorevolmente sporco. È intollerabile per la legge del cielo che tu voglia entrare nel mio regno. Dalla creazione del mondo fino a oggi non ho mai offerto un facile accesso al mio regno a chi cerca di accattivarsi il mio favore. Si tratta di una regola celeste che nessuno può infrangere. Devi cercare la vita. Oggi coloro che saranno resi perfetti sono dello stesso tipo di Pietro. Sono coloro che cercano i cambiamenti nella propria indole e sono disposti a rendere testimonianza a Dio e a svolgere il loro dovere come una creatura di Dio. Solo le persone di questo tipo saranno rese perfette. Se guardi solo alle ricompense e non cerchi di cambiare la tua indole di vita, allora tutti i tuoi sforzi saranno vani e questa è una verità immutabile. Io decido la destinazione di ciascuna persona non in base all'età, all'anzianità, alla quantità di sofferenza, né men che meno al grado in cui suscitano compassione, ma in base al fatto che possieda la verità. Non c'è altro criterio di scelta che questo. Dovete rendervi conto che tutti coloro che non seguono la volontà di Dio saranno puniti. Questo è un dato di fatto immutabile. Pertanto, tutti coloro che vengono puniti sono puniti in tal modo a motivo della giustizia di Dio e come retribuzione delle loro numerose malvagie azioni.
Va bene. Per ora fermiamoci qui. La parola di Dio rivela la contaminazione della nostra fede, il desiderio di avere benedizioni e la natura e l'indole sataniche che ci portano a peccare. È impossibile non esserne convinti. Sì. Solo la parola di Dio è davvero la verità. Amen. Anche se i nostri peccati sono perdonati e ritorniamo alla presenza di Dio, soffriamo e ci dedichiamo a Lui. Questo non trasforma la nostra indole satanica e continuiamo a resistere a Dio. Quando arrivano prove e raffinamenti che minacciano i nostri interessi vitali, continuiamo contro la nostra volontà a dare la colpa, a giudicare e resistere a Dio e persino a rinnegarlo e tradirlo. Giusto. Se i peccati delle persone sono perdonati ed essi ritornano a Dio, sono state guadagnate da Lui. Guadagneranno la sua approvazione. Quando crediamo nel Signore, nessuno riesce a capire tutto ciò. È proprio vero. Ho cominciato a credere in Dio onnipotente, letto le sue parole, subito prove, raffinamento e trattamento e compreso parte della verità. Così ho potuto capire queste cose. Nei primi anni di fede in Dio onnipotente mi sono dedicata totalmente a Dio, rinunciando a tutto, e mi hanno scelta come capo della Chiesa. Ma la mia arroganza e il mio egoismo mi hanno resa dispotica. Non accettavo il trattamento. In questo modo ho rovinato l'intero lavoro della Chiesa. E sono stata mandata via. Ero quasi crollata. In tutti i miei anni di fede ero stata un'anziana, oltre ad essere anche un capo della Chiesa. Una persona di cui si fidavano i miei superiori e i miei fratelli. Una volta revocata, come avrei potuto affrontare i fratelli e le sorelle? Mentre svolgevo le mie mansioni ho sofferto molto, ma la mia reputazione era distrutta, come il futuro e la mia destinazione. Quindi, che senso aveva svolgere le mansioni e credere in Dio? Fraintendevo e davo la colpa a Dio, litigavo e mi opponevo a Lui. Vivevo in una condizione di ribellione e di resistenza a Dio. Ma i fatti hanno rivelato che le affermazioni di Dio, la probabilità che voi mi tradiate rimane del 100%, e il tradimento è la natura dell'uomo, esse erano assolutamente vere. Sì. Questa è proprio la nostra reale condizione. È vero. Ho finalmente capito che, per quanto l'umanità corrotta si dedichi a Dio, per quante buone azioni facciamo, per quanti sermoni possiamo pronunciare, se non subiamo il giudizio e la purificazione di Dio, apparteniamo ancora a Satana. Nel momento in cui arrivano delle prove, la nostra natura satanica riprende subito ad agire. Iniziamo a dare la colpa e a giudicare Dio e perfino a tradirlo. Questa è la nostra condizione. Dio è un Dio santo e giusto. Solo guadagnando la verità e rinunciando a Satana, diventeremo persone che obbediscono a Dio ed entreremo nel regno dei cieli. È vero. Le persone come noi, la cui indole satanica non è stata purificata, non possono entrare nel regno dei cieli. Dopo aver subito il giudizio e il castigo di Dio, sono riuscita a vedere la mia natura satanica che tradisce Dio. Ho scoperto che dentro di me c'era una forte indole satanica, con sembianze non umane, e che ero lontana dal soddisfare i requisiti di Dio. Così la mia concezione della fede in Dio è cambiata. E ho ricercato la verità ed analizzato e compreso la mia condizione corrotta e la natura satanica grazie alla parola di Dio. E ho cominciato a rifiutare la carne, a mettere in pratica l'ingresso nella vita in base solo alla parola di Dio. La mia indole satanica iniziava a purificarsi e guadagnavo così una parziale obbedienza a Dio. Si è ringraziato Dio. Ho vissuto genuinamente la mia corruzione, la mia resistenza a Dio e la mia necessità del giudizio, del castigo, delle prove e del raffinamento di Dio. Avevo bisogno della sua salvezza. È così. È vero. Giusto.
Ero disposta a sopportare qualunque sofferenza per guadagnare la verità, perché niente è più importante. Amen. Sia ringraziato Dio, condivisioni come questa sono utili. Sì, è così. Senza aver vissuto il giudizio e il castigo, nella parola di Dio è impossibile comprendere realmente la nostra indole satanica. Ed è molto difficile vedere con chiarezza come sia la nostra natura. È impossibile capire quanta fede riusciamo a nutrire in Dio, quanto gli obbediamo, in quali circostanze. Quando lo rinneghiamo e lo tradiamo, e se apparteniamo a Dio o a Satana. È vero. La condivisione di oggi mi fa capire che la nostra fede in Dio era solo avidità per ottenere la sua grazia. Ci siamo dedicati a Lui per soddisfare la nostra coscienza. E la nostra fede è ancora contaminata da desideri, speranze e richieste individuali. Queste richieste e impurità sono nascoste nel nostro cuore. Sono l'indole satanica radicata del peccato. Sono il motivo per cui ci ribelliamo a Dio e gli resistiamo. Mentre viviamo sotto il controllo di questa indole satanica, come possiamo dire di aver ottenuto la salvezza? È vero. Le persone come noi, che si ribellano a Dio e gli resistono, non sono idonee al regno dei cieli. Non è facile essere purificati e ottenere la salvezza. Non è sufficiente accettare l'opera di Dio onnipotente degli ultimi giorni. Se crediamo in Dio, ma non viviamo il giudizio e il suo castigo, la nostra indole satanica non sarà purificata e non entreremo nel regno dei cieli. Ripensandoci, quando credevamo nel Signore, pensavamo che essere salvati una volta corrispondesse all'ingresso nel regno dei cieli. Queste idee sono ridicole, sono assurde. Sono semplicemente idee e invenzioni dell'uomo. Accettando l'opera di Dio negli ultimi giorni, abbiamo capito cosa sia la vera salvezza o come ottenerla. Chi segue la religione e crede nel Signore pensa che essere perdonati significhi essere salvati e attendono che il Signore li trasporti nel regno dei cieli. Non sanno cosa sia la vera salvezza, né cosa sia l'indole giusta di Dio, né quali persone sono idonee a entrare nel regno dei cieli. Avere una fede confusa come questa equivale a credere in vano. È veramente vergognoso. Sì. Prima che quelli di noi che credono in Dio onnipotente guadagnino la verità, si troveranno sull'orlo del disastro. Quando giungono le prove, continuiamo a lamentarci o a ribellarci a Dio e non siamo ancora stati veramente purificati. Le persone religiose credono di essere trasportate nel regno dei cieli, senza la purificazione di Dio negli ultimi giorni. È semplicemente assurdo. Sì, è così. In passato ero come loro e attendevo che il Signore mi trasportasse nel regno dei cieli. Quando ci ripenso, mi sembra proprio un sogno. Non eravamo forse tutti così in passato? Sia ringraziato Dio. Dopo aver ascoltato le condivisioni, le cose mi sembrano più chiare. Sì, ringraziato Dio. Ripensando ai miei anni di fede in Dio, mi sono dedicato a Lui, ho svolto le mie mansioni e ho sofferto. Ho spesso fatto condivisioni per aiutare gli altri. Dopo che il PCC mi ha arrestato e torturato, non ho rinnegato Dio. In seguito ho continuato le mie mansioni e pensavo che la mia indole della vita avesse subito un cambiamento. Pensavo di essere stato salvato, di aver ottenuto la salvezza e sarei entrato nel regno dei cieli. Ma questa prova mi ha completamente smascherato. Tutto ciò che ho guadagnato negli anni di fede era la comprensione della dottrina spirituale. Ho imparato a svolgere il lavoro e a fare qualche buona azione. Ma la natura satanica, caratterizzata da menzogna, peccato, arroganza, presunzione, egoismo e inganno, era ancora radicata dentro di me. Non ho ottenuto alcuna purificazione né cambiamento. E quando è arrivata un'enorme prova, mi sono comunque lamentato e ho dato la colpa a Dio, dimostrando che sono ancora in grado di ribellarmi a Lui e resistergli. Non sono ancora una persona che gli obbedisce. Era cambiato solo il mio comportamento esterno, ma non la mia indole della vita.
In che cosa sono diverso io da quegli ipocriti farisei? Solo dopo aver vissuto il giudizio, il castigo, la prova e il raffinamento di Dio, sono riuscito a capire chiaramente che il perdono dei miei peccati non era la vera salvezza e che non mi rendeva idoneo a entrare nel regno dei cieli. Solo dopo aver vissuto il giudizio, il castigo, la prova e il raffinamento di Dio possono essere purificate la natura peccaminosa e l'indole satanica radicate profondamente nell'uomo. Solo attraverso questa esperienza possiamo capire la verità, conoscere Dio e diventare persone che seguono la sua volontà. Solo queste persone sono idonee ad entrare nel regno dei cieli.